Sara e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi la recensione di un libro che ho letteralmente adorato e sto parlando di Illuminati di J. Christoph ed Amy Kaufman. Questo libro io l'ho letto in inglese ma è presente anche in italiano e anche il seguito Gemini è stato tradotto in italiano e niente, io lo adoro. Dopo aver parlato con J. Christoph di questo libro posso dire di amarlo ancora di più. È un qualcosa di fantastico e vi giuro che se deciderete di leggere questo libro vi accorgerete di non aver mai letto niente di simile. Perché il libro è particolare in tutti i sensi, nel senso che appunto è un libro sci-fi, quindi fantascientifico, futuristico, mi pare che fosse nel 2475 comunque, e appunto parla di navicelle, spazio, pianeti diversi dal nostro, ma è particolare perché è narrato completamente sotto formato di file, mail, biosorveglianza, audio della sorveglianza, rapporti di determinati ufficiali e ci sono pagine interamente strane come questa che però hanno un significato e non lo so, è meraviglioso ragazzi. Per quanto riguarda la trama di base, il libro segue Katie ed Ezra. Katie è la nostra protagonista principale, se così possiamo chiamarla, e il libro inizia con lei che lascia Ezra, che è il suo ragazzo, e lo stesso giorno purtroppo il suo pianeta è bersaglio di un attacco terroristico da una corporazione molto molto importante e ben conosciuta nel mondo, perché praticamente questo pianeta era stato colonizzato illegalmente per estrarre un determinato minerale, quindi appunto è vittima di attacco terroristico, e Ezra e Katie riescono a scappare e salire a bordo di queste due navicelle che sono state appunto aiutate da una nave militare. Quindi seguiamo quattro navicelle, tre dei buoni, una dei cattivi, e Katie e Ezra sono su due navicelle diverse e seguiamo appunto le loro vicende attraverso le mail che si riescono a mandarsi, e visto che Katie è un hacker e vuole sapere quello che sta succedendo, vuole delle risposte anche un po' grazie alle cose che Katie riesce a scoprire e i file che riesce a trovare. Ed è un qualcosa di assurdo perché all'inizio la storia sembra un qualcosa di banale, sì ok, ragazzi che si sono lasciati, sicuramente è una storia per farli rimettere insieme, ma è così particolare il tutto che è impossibile non sentirsi immersi nella storia, perché il libro ovviamente non finisce qui. Le navicelle hanno delle difficoltà, la loro intelligenza artificiale che aiuta a governare le navi è stata danneggiata durante lo scontro e quindi Aidan, che è il suo nome, inizia ad impazzire, a fare delle scelte che non dovrebbe fare, e in tutto questo vediamo come anche Aidan interagisce con Katie, con Ezra, con gli altri personaggi che andremo a toccare nella storia. E nonostante questo ci saranno altri problemi, perché su una delle navicelle ci sarà un altro grande problema che appunto andremo ad esplorare nel libro. E niente, è un libro abbastanza dark, intenso e creepy. Ecco, scritto da J. Christoph, quindi aspettate un sacco di morti, bagno di sangue praticamente. Però è un qualcosa scritto in un modo così innovativo che è impossibile non amarlo. Come vi posso far vedere, per esempio, queste due pagine sono nel vuoto praticamente e descrivono come sono state distrutte alcune navicelle. Sono pagine intere scritte davvero in modo molto particolare che io non ho fatto, non ho potuto non amare, anche se è strano. All'inizio dicevo magari non riuscirò a immedesimarmi nella storia, appunto perché la storia è talmente frammentata, narrata tramite mezzi talmente strani che non riuscirò a immergermi, e invece non dovete avere assolutamente questa paura perché è una storia che vi risucchia completamente dentro le sue pagine, e niente, è meraviglioso. E io al libro vi ho dato ovviamente 5 stelline ed è il libro che mi ha dato mi ha spinto a voler recuperare qualcosa anche di Amy Kaufman, perché non ho letto niente di suo a parte questo libro appunto che è stato co-scritto con J. Christoph. Sapevo già che J. Christoph mi piace molto come autore e riesco sinceramente anche a notare le cose che ha scritto lui rispetto alle cose che ha scritto Amy Kaufman, secondo me, e ci sono delle frasi assurde. Vi dico, se volete leggere questo libro non saltate le pagine tipo questa, perché so che sono scritte strane ma hanno molto senso, e alcune delle citazioni più belle sono appunto in queste pagine strane. J. Christoph ci parlava appunto durante l'incontro del fatto che anche come è scritto, come sono scritte alcune cose, permettono di vedere, di mimare un po' quelli che sono i movimenti di alcuni personaggi. Meraviglioso ragazzi, io l'ho adorato, starei qui a parlarvene per ore. Ho amato tantissimo il personaggio di Katie, che è forte e risoluta, anche se si vede che ha dei problemi, che anche lei ha sofferto dei lutti, comunque ha appena perso tutto, ma comunque è forte, fino alla fine riesce a fare quello che va fatto, è risoluta, non ha paura di morire. Oh mio Dio, vorrei tantissimo essere lei. Nel secondo modo ho adorato Ezra, perché Ezra è un po' il buffone di turno che dà il momento di comedy relief, quindi umorismo comico che ci aiuta a sollevare un pochino il morale di tutti, e non lo so, mi ha fatto un sacco di tenerezza perché all'inizio ha dei segreti che poi si vengono a scoprire nel libro, tra parentesi
io avevo indovinato che segreto avesse. Mi è piaciuto tantissimo Aiden, che io all'inizio odiavo, però andando avanti non potevo fare a meno di apprezzarlo e di capirlo in un certo senso. I suoi capitoli, che sono quelli che vedete scritti in nero praticamente, sono tra i più belli. A me è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora di leggere Gemina, anche se so che non seguiremo più Katie Dentra ed Aiden, ma non vedo l'ora di vedere dove la storia ci porterà, perché questo libro finisce in un modo che ci fa appunto presupporre un seguito, anche se non per questi personaggi. Ragazzi, lo so che è una recensione un pochino confusionaria, però io non posso farlo a meno di dirvi di leggerlo, perché è meraviglioso e anche in italiano rende tantissimo, perché ho potuto leggere qualche pagina dell'italiano, dall'estratto dell'italiano, e appunto è meraviglioso. In realtà ho sentito solo una persona a cui non è piaciuto, cioè Andrea di Leggo Scatto Viaggio. Sì, ciao a te Andrea, però a parte lui, tutte le persone con cui ho parlato, ho avuto riscontro, hanno adorato questo libro meraviglioso, vi farà provare tantissimi sentimenti. Ci sono state tantissime volte in cui ho pianto in questo libro per cose che succedono a personaggi neanche fondamentali, però Jigglypuff e Mikoffman hanno avuto il talento di riuscire a farci attaccare a chiunque in questa realtà fittizia, futuristica, e io mi sono trovata con il cuore spezzato innumerevoli volte. Nonostante le cose che parlano di questi personaggi siano email e nient'altro, ho pianto molte volte, non mi vergogno di dirlo, ho urlato contro alcuni personaggi, alcune volte avrei voluto lanciare il libro contro una parete, ma non l'ho fatto e ho fatto bene, perché è meraviglioso. E niente ragazzi, ora vi faccio vedere il mio autografo da J. Christopher. Io posso anche morire adesso, comunque mi ha scritto Forsara, fight like a girl. Non vi posso dire altro, 5 stelline, se potessi ne darei molte molte di più, è uno dei libri più belli che ho letto quest'anno. Ringrazio tantissimo Arianna che me l'ha regalata a Natale, Arianna di The Little Black Bookshelf, perché senza di lei probabilmente non mi sarei mai decisa a iniziarlo, perché appunto vi avevo detto, avevo paura di non riuscire a immergermi nella storia. E niente ragazzi, lo so, questo video è un po' un disastro, perché sono io con le mie emozioni a mille che cerco di parlarvi di uno dei miei nuovi libri preferiti di sempre, nonostante io odi lo sci-fi, quindi vi fa capire questa cosa quanto io posso amare questo libro. E niente, la finisco perché altrimenti sarei qui a parlarne per ore. E niente, fatemi sapere giù nei commenti se voi ne avete letto, se vi interessa, oppure se la mia recensione vi ha incuriosito. Come sempre vi lascio qui giù nell'info box il link cliccabile da Amazon dove poterlo acquistare, e più tutti i link ai miei altri social network. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché mi aiuterebbe tantissimo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.